Stavano armeggiando freneticamente in prossimità di una rinomata profumeria di Paternò quando sono stati sorpresi da una pattuglia in servizio 117 dei finanzieri della compagnia di Paternò. All'arrivo dei militari, sei che con i volti coperti da passamontagna e maschere di carnevale stavano cercando di sfondare la porta in vetro della profumeria con un pilastrino in pietra lavica, allertati da uno di loro che faceva da palo, si sono dati alla fuga tentando prima di scappare a bordo di una Fiat Stilo che i finanzieri sono riusciti a bloccare sbarrando la strada con l'auto di servizio, infine a piedi, dileguandosi nella vicina campagna. Del tentato furto, che ha comportato solo danni alla vetrina della profumeria, e del ritrovamento dell'auto utilizzata dai ladri, risultata recentemente rubata in provincia di Siracusa, è stata informata la Procura della Repubblica di Catania.